Ma ciao a tutti, siamo tornati oggi per una nuova top. E oggi parliamo di una cosa particolare, le trappole che potremmo trovare in una fiera di paese o in un grande parco divertimenti come per esempio Gardaland. Oh beh, non che ci mettano delle mine anti-uomo quando entriamo, Intendo dire quelle trappole che ci fanno spendere centinaia di euro senza che ce ne accorgiamo. Parlo degli stand con i giochi dove si possono vincere per esempio dei peluche o altre cosine carine. Spesso queste cosine o questi peluche non hanno lo stesso valore degli originali e per averli la gente spende tantissimi soldi. Ma la maggior parte delle attrazioni sono truccate, come anche le macchinette che vi daranno sempre la sensazione di vincere anche se dopo la centesima volta ancora non avete vinto proprio niente. Andremo proprio a vedere i trucchetti usati per fregare tutti. Prima di cominciare fate un bel giretto sulla pagina Instagram del canale se volete trovare qualche meme divertente e altro. Claw Machine. Lo chiamate in inglese Claw Machine perché in italiano non sapevo come dargli il nome. Parliamo della macchinetta con l'artiglio che funziona in un modo molto semplice. Mettete i soldi e cercate di tirare su un peluche o qualunque altro premio ci sia dentro a vostra disposizione. Per molti anni si è discusso tra i comuni esseri umani della possibilità che fossero tutte truccate. Alcuni dicevano no, altri dicevano sì, e a volte addirittura si arrivava a parlare di leggende. Beh, oggi vi do la risposta certa. Sì, sono truccate. Non esiste una che non sia modificabile. Ok, forse per alcuni non sarà una novità, ma in quanti sanno in che modo sono truccati? Beh, nemmeno io prima di fare un paio di ricerche ne sapevo qualcosa. Poi ho scoperto il mistero. Come saprete, l'artiglio in un primo momento può anche prendere l'oggetto, ma dopodiché lo butta giù perché sembra non avere forza, o no? Questa forza in realtà è decisa a caso da un computer. Quindi quando fate partire una partita, voi non sapete se la macchina sta usando il 100% della forza per tirare su un peluche oppure solo una parte. In quelle vecchie, più persone giocavano, più le probabilità di prendere qualcosa aumentavano, perché la forza andava a scalare. Ma in quelle più avanzate, come per esempio ad Akihabara in Giappone, ora la percentuale di forza è presa casualmente. Non importa il numero di persone che ha giocato. Può essere che sia al 12% della potenza anche al decimo tentativo o al 100% della potenza al primo tentativo. A volte anche gli operatori ci mettono le mani. Molto astutamente diminuiscono la potenza apposta in certi momenti della giornata quando si accorgono che in troppi durante quella settimana hanno vinto. Non è quasi mai l'abilità della persona a prendere un peluche, ma la fortuna e la botta di culo la fanno da padrona. Razzle Dazzle. Questo è un gioco proibito ormai in quasi ogni fiera, ma se qualcuno dovesse proporvi di giocarlo rifiutate assolutamente. Perché è forse quello dove sono cadute vittime più persone e dove è più facile perdere i soldi. Sappiate solo che la probabilità di vincere è dell'1%. Perfino nella roulette siamo a una probabilità del 3% di vincere, quindi immaginate quanto sia truccata la cosa, ma vi spiego come funziona. Abbiamo una tabella con dei numeri. Sotto alcuni di questi numeri ci sono dei punteggi, sotto altri no. E questa è la tabella a cui bisogna far riferimento per i premi. Il gioco vero e proprio si svolge su un'altra tavola. Tutti i numeri di quella tavola vanno da 1 a 6 e si ripetono per ogni fila. L'unica cosa che dovrete fare è lanciare delle palline o dei dadi speciali creati apposta per il gioco. Di solito sono 7 palline o dadi, e a ogni tiro dovete vedere in quali numeri si sono fermate tutte le palline e sommarli. Se la somma corrisponderà a un numero della tabella mostrata prima, otterrete i relativi punti. E alla fine di tutte le partite che avrete deciso di fare, dovrete vedere quanti punti totali siete riusciti a ottenere. E se quindi potete prendere un premio. Di solito i premi che contano veramente vanno dai 100 punti in su, e di solito per ottenere 100 punti, beh, ci vogliono, secondo alcune ricerche, 5239 partite. Perché non sempre la somma dei numeri ottenuti corrisponderà a un numero sulla tabella, o comunque un numero con sotto un punteggio. Una partita costa un euro, quindi più di 5000 euro per vincere servirebbero, oppure una botta di culo madornale. Spesso e volentieri i tizi delle bancarelle alle fiere contavano male apposta il punteggio delle persone che non stanno quasi mai dietro ai punti quando giocano. È stato alla fine bandito da ogni fiera del mondo proprio perché l'odore di truffa si sentiva a chilometri di distanza. Mi raccomando quindi, se vedete questo gioco correte e chiamate aiuto.
E fermiamoci alla pausa quiz. Sono solo due segreti, ma già il mio piccolo cuoricino cede all'idea di essere stato truffato più di una volta da quelle maledette macchinette. Comunque, nell'ultimo video avevo chiesto chi fosse questo ragazzo. Anche qua siete stati bravi a dare la risposta giusta ed era appunto John Connor da giovane nel film Terminator. Ma passiamo ora al prossimo. Questa volta parliamo delle galline. Nel video precedente abbiamo visto che disegnare una linea retta davanti a una gallina o un pollo serviva a qualcosa, ma cosa di preciso? Stavolta scriverò un commento in primo piano per consentirvi di rispondere sotto esso, così saprò di preciso chi ha partecipato al quiz e li metterò un cuoricino. Prima di ricominciare fate come sempre un salto anche al canale di gaming per delle top sul mondo dei videogiochi e andiamo avanti. Lancio degli anelli. Il lancio degli anelli è un gioco famoso, bisogna lanciare appunto degli anelli di plastica e sperare di beccare il cubo con il premio oppure una bottiglia di vetro. Proprio quest'ultimo oggetto è il preferito da tutte le persone che si occupano di questo genere di gioco. Perché? Semplicissimo. Come prima cosa, gli anelli che ricevete da tirare sono giusto un pelo più grandi del collo della bottiglia. Seconda cosa, sono fatti di un materiale che rimbalza di più a contatto con cose come il vetro o il metallo. Quasi tutte le volte che toccherete la bottiglia rimbalzerà questo anello, dandovi però la sensazione di essere arrivati molto vicini. Questa sensazione è un altro trucco usato dai giostrai di tutto il mondo. Avete notato che quando sentite di essere vicini alla vittoria continuate fino a esaurire i soldi? Questa cosa è alla base delle creazioni di tutti i giochi da fiera. Come appunto per il lancio degli anelli. Anche quando provate a beccare un cubo con dei premi importanti, sembra sempre stia per entrare, ma non si infila mai del tutto. In questo caso è perché alcuni cubi sono modificati ed è impossibile riuscire a prenderli. Hanno delle dimensioni di un millimetro più grande rispetto all'anello che tirate. Ma non ve ne accorgerete mai. Di solito sono i cubi posizionati più in alto rispetto agli altri e di solito sono quelli con i premi più di valore. Quelli più bassi potete beccarli, ma anche in questo caso non sarà mai la vostra abilità a guidarvi, bensì la fortuna. Secondo le statistiche ci vogliono 500 tiri per vincere qualcosa in giochi simili, o almeno qualcosa con un valore medio. Se pensate che una partita costa 5 euro, beh, la bancarotta è vicina. Scoppia il palloncino. Un altro famoso gioco, che però dalle nostre parti sta morendo. Si parla stavolta di lanciare dei dardi per far scoppiare dei palloncini. Dentro ad essi si possono trovare dei premi. Semplice, no? In teoria delle freccette appuntite dovrebbero facilmente scoppiare tutti quei palloncini attaccati tra di loro. Sì, in teoria. Se non fosse per il fatto che quasi tutti sono leggermente sgonfiati per far scivolare la freccetta, ma non solo. Questi ultimi sono limati alla punta, limati ad opera d'arte, così nessuno può accorgersene. La maggior parte delle volte, anche colpendo il palloncino, non riusciranno mai a distruggerlo per via di tutti questi fattori. E un'altra fregatura è che la maggior parte dei premi si trova a lato, fuori dal campo visivo delle persone che stanno giocando. Se notate, siete sempre accolti al centro della tavola quando chiedete di fare una partita. In effetti, dopo la centesima volta che la mia freccetta scivolava, mi sarei dovuto accorgere che qualcosa non andava. Ah, molte volte non ci sono nemmeno i numeri con i premi più alti. I nostri amici giostrai verso metà giornata li rimuovono apposta. Basket. Questo gioco si trova anche a Gardaland, me lo ricordo benissimo per quante volte ho perso, e solo oggi mi rendo conto che le probabilità erano basse di vincere, davvero basse. Sappiate che anche se avete anni e anni di esperienza con il basket, beccare il canestro qui diventa tutta un'altra storia. Perché? Beh, andiamo con ordine. Prima di tutto il canestro è fatto male apposta. È più stretto di quello normale ed è ovale, non è come quelle usate nelle partite che vedete in TV. Provate a fare un confronto la prossima volta, le misure sono completamente sballate in questo caso. Come seconda cosa, la palla utilizzata è gonfiata molto, ma molto più di quella normale, facendola rimbalzare fin troppo. Per finire, anche le misure delle varie distanze sono più alte. Dal canestro al suolo ci sono 3 metri e mezzo di distanza invece dei 3 regolamentari nei campi di basket, e la distanza dal giocatore è di 8 metri invece di 7. La prossima volta che non riuscite a infilare il pallone sappiate che non è solo colpa vostra, perché nemmeno un giocatore dell'NBA potrebbe riuscire a vincere un premio di grandi dimensioni in questi campi.
Con questo concludiamo. Che dire, se giochiamo alle bancarelle dobbiamo prepararci a una sonora delusione. E se vinciamo dobbiamo cominciare a capire che sono solo magre consolazioni. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stessa voce, stesso posto e orario diversissimo.